Oggi sono abbastanza deluso, è un mix tra delusione e rabbia e credo che ci siano alcune cose da dire e da dirle veramente in maniera schietta, definita, forte. Prima di tutto però vi invito a scaricare ragazzi l'applicazione numero 10 perché ci saranno dei post partita come questo che non verranno caricate sul mio canale YouTube bensì sull'applicazione. Vi dico già il prossimo, Monza Juventus verrà caricato sul numero 10 e ci saranno anche degli articoli e altri miei video che troverete disponibili sull'app, scaricatela gratuitamente dal link in descrizione. Voglio iniziare il video di oggi, ma veramente dirlo nei primissimi istanti, che io a questo punto, ragazzi, non so se ci sarà futuro per Allegri sulla panchina della Juventus. Dico di più, provo a dirvi di più, ho paura che non ci sarà futuro per Allegri sulla panchina della Juventus e vi spiego anche il perché ho usato la parola paura. Non perché ho timore che non possa più esserci Allegri, a me che ci sia un allenatore o un altro, ve l'ho sempre detto, non ci sono problemi. Può esserci un allenatore che mi piaceva o uno che non mi piaceva. Vi faccio l'esempio, quando è arrivato Allegri, io ero assolutamente contrario, stiamo parlando nel 2014, all'arrivo di Allegri e invece mi ha dimostrato sul campo che era la persona giusta per guidare la Juventus in quel momento. Me l'ha dimostrato con i risultati, me l'ha dimostrato anche con le prestazioni, riuscendo a inanellare diverse partite di fila convincenti, diversi risultati di fila convincenti che mi hanno portato a cambiare la mia idea. Quando è tornato, ho detto, per me non è la persona giusta per quello che vuole fare la Juventus, però se l'hanno preso, do fiducia a quello che è stato il primo ciclo di Allegri e provo a vedere se sarà ancora lui a farmi stupire ancora una volta come la prima volta, perché c'era ovviamente rispetto per l'allenatore che mi aveva portato a ricredermi grazie a quello che aveva fatto sul campo. L'anno scorso, quando abbiamo concluso la stagione, vi ho detto, in una condizione normale ci sarebbe stato bisogno di un esonero, perché si è fatto decisamente male, peggio rispetto alle stagioni precedenti, dove per molto meno si era parlato di esonero. La Juventus è andata avanti con Massimiliano Allegri, ha deciso di andare avanti con Massimiliano Allegri e come vi dicevo anche nella pagella del video del pagellone del calciomercato, ha fatto un mercato perfetto per quelle che sono state le richieste di Allegri. Anche lui stesso ieri in conferenza stampa ha parlato di società che ha lavorato molto bene per realizzare, per concretizzare delle trattative, per esaudire le sue richieste. Perché uso la parola paura? Perché se Allegri viene esonerato, o se si andrà a parlare seriamente di esonero di Massimiliano Allegri, è perché la Juventus continuerà questa striscia di mediocrità che si sta portando avanti da un anno a questa parte. Per un motivo. Non possiamo andare a prendere il resoconto delle partite di Serie A disputate fino adesso e leggere: prima partita 3-0 col Sassuolo, seconda partita 0-0 con la Samp, terza partita 1-1 con la Roma, quarta partita 2-0 con lo Spezia, quinta partita 1-1 con la Fiorentina. Per quanto Firenze resti sempre un campo complicato da andare a giocare, io se prendo in considerazione quello che è il rendimento della Juventus, non sono soddisfatto in queste prime 5 giornate di campionato, perché si poteva, probabilmente si doveva fare anche molto meglio. E so che qualcuno adesso verrà qui a dirmi sì, però guarda la classifica, anche gli altri non sono là. Ma a me non mi interessa degli altri, a me interessa della Juventus, a me interessa che la mia squadra possa essere in grado di mettere in fila dei risultati, a me interessa che la mia squadra possa crescere di condizione, a me interessa che la mia squadra possa migliorare la prestazione per arrivare al risultato e a me interessa che la mia squadra faccia risultato. Questo inizio di campionato è perfettamente in linea con quello che è stato il campionato l'anno scorso, non con l'inizio dell'anno scorso, dove avevamo iniziato decisamente male, peggio, e quindi adesso siamo sicuramente messi meglio rispetto a un anno fa per quella che è la classifica a questo punto del campionato. Ma anche qui me ne frego, perché c'è stato un anno di lavoro in mezzo, ci sono state altre due sessioni di calciomercato per cercare di raggiungere una squadra quanto più simile, vicina possibile a quelle che sono le idee dell'allenatore. E allora qualcuno mi verrà a dire, sì, ma magari la Fiorentina non ha nemmeno fatto la partita della vita e le occasioni veramente clamorose per far gol sono state il gol, il rigore e il tiro di Amrabat all'ultimo. Ma anche qui non mi interessa dell'altra squadra. Anche qui mi interessa che sia la mia squadra a poter fare quel qualcosa in più per portare a casa la partita. Senza parlare della gestione dei cambi. Posso passare sopra al decilio per Di Maria, che per me è una follia, ma per un motivo. È appena finita la partita, non so se Di Maria ha avuto dei problemi fisici. Se ha avuto un muscolo che gli ha tirato, un ginocchio che gli ha fatto male, uno svarione, non lo so, lo ascolteremo poi. È
È ovvio che se invece è stato sostituito perché Di Maria aveva 45 minuti nelle gambe, non ha senso farlo partire al primo minuto, ha senso metterlo dentro dopo per cercare di vincere la partita nell'ultima mezz'ora magari. Perché oggi il punto è che non ho mai visto nemmeno un minuto nel secondo tempo in cui la Juventus ha provato a cercare di vincere la partita, segno che andava bene fare l'1-1 a Firenze. Io ho visto una Juventus che nei primi 15-20 minuti ha fatto anche una bella partita. La Fiorentina magari era ancora spaventata per l'impatto che aveva avuto la Juventus, trovando anche il gol con una bella azione dopo 9 minuti. E la Juventus ha continuato altri 10 minuti dopo il gol. Poi è venuta fuori la Fiorentina e abbiamo iniziato ad avere un po' paura della Fiorentina che veniva fuori. Ha fatto gol la Fiorentina, abbiamo iniziato la partita dell'incubo. Perché poi se vai sotto sul calcio di rigore ti sta pure bene a un certo punto. E se davvero Perin non tira fuori quel rigore lì, probabilmente la partita la vinca loro. Perché tu nella ripresa nemmeno mai un secondo hai avuto la volontà di dire adesso provo a vincere la partita. E io questa cosa dalla Juventus non la posso accettare. Può esserci chi vi pare in panchina, non me ne frega niente. Non me ne frega niente di dire abbiamo giocato male, Allegri non esprime gioco, a me basta che siano efficaci. Non c'è efficacia, non c'è voglia di agguantare, di vincere, di prendere in mano una partita di pallone. Non è possibile che la Juventus non giochi per vincere le partite. Questa cosa non è possibile. È stata un'agonia per 60 minuti. Per 80 minuti forse. 70 buoni. 70 minuti buoni. Perché noi abbiamo giocato 20. Poi abbiamo deciso basta. A fine primo tempo, col cambio di Maria, abbiamo deciso anche di non effettuare più quel pressing che comunque nel primo tempo c'è stato per cercare di mettere in difficoltà la Fiorentina. E quindi cosa c'è stata? Solo Fiorentina. E meno male che c'era la Fiorentina dall'altra parte, che è una squadra che ha difficoltà nel far gol. E l'ha messo ieri stesso il suo allenatore in conferenza stampa dicendo noi lì ci arriviamo, poi non facciamo gol, meno male, perché noi fra tre giorni, 24, 48, 72 ore, siamo a Parigi. Io con quale voglia, dato che vado a Parigi a vedere la partita, salgo sull'aereo pensando che andiamo a giocare contro il PSG? Perché il PSG non te li fa questi regali, come magari lo Spezia, ve lo dicevo l'altro giorno, lo Spezia a Torino ci ha provato ad arrivare lì, poi negli ultimi metri è impreciso. La Fiorentina comunque una squadra che negli ultimi metri è imprecisa ed è arrivata comunque a farti gol e a metterti in seria difficoltà, ed è stata la squadra che più di tutte è andata vicino alla vittoria, non la Juventus, la Fiorentina. Ribadisco, ci sta. Firenze è un campo difficile, d'accordo, puoi anche non vincere, però devi avere assolutamente la voglia di portare a casa la partita. Per tutta la partita ho pensato, non ho idea, non ho la più pallida idea di capire come adesso possiamo essere in grado di fare gol. E non mi interessa, non mi interessa la Juventus, la voglia di vincere la partita ce la deve avere sempre. Se noi da un anno a questa parte non abbiamo modificato nemmeno un millimetro di questo atteggiamento, non siamo e non saremo mai più una squadra vincente. Allegri deve tornare indietro a quello che è stato e ricordarsi che la Juventus per vincere gli scudetti le partite le doveva vincere e provava a vincerle, senza accettare il fatto di dire però sai la Fiorentina, no, vai, provi a fare gol. E in società c'è qualcuno che queste cose gliele deve dire, per il bene di Allegri che potrà mantenere la panchina della Juventus, ma soprattutto per il bene della Juventus. Perché se viene esonerato Allegri significa che siamo nel disastro. E per qualcuno in questo momento sarà facile dire voglio l'Allegri out. No, il cazzo. Guardate, davvero, sto cazzo è troppo facile dire così. Io da Allegri non è che voglio, io pretendo da Allegri. Io pretendo da Allegri che mi dimostri di meritare lo stipendio che ha. Che mi dimostri di meritare lo status che ha. Che mi dimostri di meritare il palmarès che ha. È troppo facile dire cambiamo allenatore. No, io voglio il lavoro. Io voglio che ci sia del lavoro che in campo mi faccia dire questa Juventus ha voglia di vincere le partite. Perché è sempre a scalare, lo Spezia è una squadra qui, la Fiorentina è una squadra qui, il PSG è una squadra qui, stiamo continuando ad aumentare di difficoltà e allora mi viene da dire che a Parigi, con questi presupposti, tornando a fare le prestazioni che abbiamo fatto con lo Spezia e con la Fiorentina, che sono quelle che ti aiutano a raggiungere i risultati, ma anche a livello di efficacia, non a livello di bellezza. Non soffermatevi sull'estetica, soffermatevi sull'efficacia del calcio,
perché a me interessa creare palle gol. Se ne creo 10 con i cross non me ne frega niente. Non voglio il tiki taka, non voglio il palleggio spumeggiante, non voglio il 156% di possesso palla. Voglio che la Juventus sia in grado di creare delle palle gol. Voglio che la Juventus sia in grado di non farle creare agli avversari. Voglio che la Juventus sia abile in fase difensiva. Voglio che la Juventus abbia un'ottima fase difensiva e un'ottima fase offensiva. Voglio che la Juventus sia la squadra d'elite, d'eccellenza. Non me ne frega niente se quelle contro di noi tirano meno in porta, creano meno di noi. Non mi interessa, ma non mi interessa nemmeno avere meno possesso palla. Però poi ci deve essere dell'efficacia in campo, perché se no, senza l'efficacia, le partite non si vincono. E se non vince le partite, i trofei non arrivano. E allora bisogna dirgliele queste cose, Massimiliano Allegri. Bisogna dirgli, Massimiliano Allegri, sei l'allenatore della Juventus, sei un allenatore pagatissimo, sei un allenatore che ha fatto la storia della Juve, e allora o si cambia la tendenza o qui si va a finire male. Perché replicare la stessa stagione dell'anno scorso, se non invertiamo la tendenza che l'anno scorso ci ha portato in abissarci, ragazzi, si replica. Cioè non c'è scritto da nessuna parte che dato che l'anno scorso abbiamo fatto male, quest'anno facciamo bene. Non c'è scritto da nessuna parte. Quindi adesso bisogna veramente cambiare. E quindi complimenti alla Fiorentina e complimenti all'italiano, perché la Fiorentina ha fatto la partita che doveva fare. Anche qua contestualizziamo, la Fiorentina è più forte della Juventus. Ha dei giocatori più forti la Juventus, che adesso so che qualcuno arriverà a dirmi: eh sì, però se giochi con Alexandro, eh sì, se giochi con De Sciglio, eh sì, se giochi con Ken, sì, ma fa lo stesso. Prendiamo in considerazione tutti i giocatori. Prendiamo in considerazione tutti. Perché Vlahovic non può fare neanche un minuto? Per quale motivo? Perché Miretti non può giocare al posto di McKennie? Di un improponibile McKennie? Per quale motivo? Hanno bisogno del turnover? Perché devono giocare a Parigi? D'accordo, 10 minuti Vlahovic non li può fare per cercare di sfruttare almeno i calci piazzati che fino adesso ci hanno dato la possibilità. E la cosa che mi fa più incazzare è che questa squadra non è che le cose non le sa fare, è una squadra castrata a un certo punto. Perché con la Roma fai una prestazione magnifica, perché col Sassuolo sei in vantaggio di un gol, vuoi andare a fare il secondo, sei in vantaggio di due, vuoi andare a fare il terzo, perché i primi 15-20 minuti vai a Firenze e gli metti le palle in testa alla Fiorentina. E allora perché poi non diamo continuità a quella voglia che abbiamo visto col Sassuolo di andare a segnare l'altro gol? Perché non diamo continuità di prestazione a quello che abbiamo visto con la Roma, dato che sappiamo che quella prestazione è la nostra prestazione e che si addice perfettamente alle caratteristiche della nostra squadra? E perché non andiamo a riproporre a Genova con la Samp, che sono una squadra disastrata? Perché non la riproponiamo in casa nostra con lo Spezia, che sono una squadra disastrata e fino all'ultimo secondo c'era l'ansia di dover portare a casa una partita sul filo del rasoio per poi, grazie a Miretti, festeggiare il 2-0 e allentare un attimo la tensione? Perché a Firenze, se iniziamo bene, non diamo continuità a quelle cose che ci hanno fatto andare bene fino a quel punto? Poi la gestione dei cambi, ribadisco, per me è stata terrificante, ma anche togliere gli esterni per mettere dei giocatori, per mettere Ken e McKennie, per alzare McKennie alto a destra nel tridente, Ken a sinistra. Cioè, veramente oggi mi è sembrato di vedere un allenatore che non ci ha capito niente della partita. Ma questo, guardate, ve lo ripeto, non me ne frega niente, passa, non vi dico nemmeno in secondo, passa in terzo piano, passa in quarto, in quinto piano. La cosa che non posso mandare giù è vedere una Juventus che non ha voglia di vincere la partita. E queste cose non fanno parte dei calciatori, queste sono le cose che deve dare l'allenatore. L'allenatore è lì per quello, è lì per dare quella mentalità che ti porta a superare anche i tuoi limiti o a raggiungere i tuoi standard. E fino a questo momento la Juventus i suoi standard non li sta raggiungendo. Poi magari pareggia il Milan con l'Inter, pareggia la Lazio col Napoli, pareggia non so neanche più chi c'è ancora ai piani alti, pareggia la Roma, perde la Roma e quindi la classifica, rimaniamo lì. Ma ancora una volta ve lo ripeto, non me ne frega niente di quello che fanno quegli altri. Dobbiamo riabituarci ad essere la squadra che gioca per se stessa. Perché se tu vai in campo e giochi come hai fatto vedere di saper fare, con uno stile di gioco appropriato a questa squadra, senza castrare quella voglia di andare a fare il gol della certezza o della presunta tale, poi puoi difendermi se sei 3-1. Io per tutto il secondo tempo ho detto: oh, stiamo vincendo 3-1, non mi sono reso conto, perché stiamo difendendo il risultato, stiamo cercando di non far rientrare in partita la Fiorentina. Ci stiamo provando, stiamo cercando di dire: oh, no, Fiorentina, stiamo vincendo 3-1, se fai il 3-2 poi si riapre tutto, non c'è dubbio, ti chiudo tutti gli spazi. Stiamo pareggiando 1-1 e sono stati comunque loro la squadra ad andare più vicino al gol, nonostante questa difesa ermetica, che non serve a niente se non stai vincendo. Se stai vincendo l'accetto, non me ne frega niente, perché è un concetto efficace per portare a casa il risultato. Io sono risultatista, ve lo dirò per sempre,
io valuto il risultato. E se Allegri, come dice sempre, si diverte quando vince, è il primo a dover essere risultatista. Poi io ve l'ho sempre detto, sono un risultatista sporco, perché per me analizzare la prestazione è indispensabile, perché per migliorando la prestazione poi arrivi anche al risultato, che può arrivare in una maniera che non mi piace per quello che vede, per quello che vedo, ma non me ne frega niente. L'importante è che ci sia efficacia. E i risultati oggi non stanno arrivando. E per questo che vi dico che ho paura che non ci sia futuro per Massimiliano Allegri alla Juventus. Perché se questo è davvero il binario che cerchiamo di seguire in una carta carbone dell'anno scorso, arriviamo che inizia nel mondiale, che siamo ancora lontanissimi, lontanissimi dal gruppo delle squadre in testa, e magari pensiamo, beh vabbè, però sai, sono 5 punti, sono 6 punti, sì, ma noi potevamo essere, non dico lì davanti insieme a loro, più in alto, cercando di portare a casa il risultato con la Roma, cercando di portare a casa il risultato con la Fiorentina, cercando di portare a casa il risultato con la Samp. Quando quello con la Roma mi passa, perché tu ci hai provato, ma quello con la Fiorentina, quello con la Samp non mi passerà mai. Non mi passerà mai, perché vedo una squadra che non la vuole vincere la partita. Che non la vuole vincere la partita. E non può una squadra non voler vincere la partita. E aggiungo, attenzione al girone di Champions, perché Benfica è una squadra che ci darà il filo da torcere. È una squadra che ci darà il filo da torcere. E non voglio arrivare al mondiale con dei grossi rimpianti lato europeo e lato italiano. Non voglio assolutamente arrivarci. Ed è ora di darci una svegliata. E davvero in società qualcuno da Allegri lo deve dire, ma per il suo bene, per il bene di Massimiliano Allegri, per il bene della Juventus. Perché se non si dà questa indicazione a Massimiliano Allegri del tipo, ehi, l'anno scorso è andata così, seguendo questa strada, ti abbiamo fatto il mercato fatto bene per quelle che sono state le richieste, adesso però bisogna cercare di raggiungere il gradino successivo, e siamo pure in ritardo, perché se non glielo si dice direttamente dentro la società, si passa da complici, Sempre forza Juventus, ragazzi, perché anche qua qualcuno poi in chat, in live su Twitch, mi diceva io spero quasi che sia la Fiorentina adesso a far gol, così cacciano Allegri. Non ragionerò mai così. Ho sperato con ogni cellula del mio corpo fino all'ultimo secondo di vincere la partita in un modo che non riuscivo a vedere, che poteva essere l'autogol di Venuti dell'anno scorso, poteva essere un pallone rilanciato su da Perin, un colpo di vento che si infilava nella porta del portiere. Ho sperato fino all'ultimo di vincerla questa partita, perché risultati, 3 punti erano essenziali oggi, ci servivano, eppure non ci abbiamo veramente mai provato, ci abbiamo mai provato.